Vulcano, ho fatto 6 anni a Vulcano. Ah sì, quindi era nell'isola. Beh. L'isola oggi sono uno splendore. Jessica, scusa, hai fatto una sola dose? Sì. Di? Di Pfizer 9 mesi fa. Da lì è iniziato il calvario. Cosa è successo? Di tutto e di più. Mi si è paralizzato tutto il lato sinistro del corpo. A distanza di un'ora e mezzo. La parte sinistra. Quindi ho avuto pressione alta, tachicardia per un mese con battiti a 200, mamma mia. Bruciore, scosse, allodini, cioè potrei fare un libro proprio. Grazie. Sono stata anche in Germania un mese, sono in lista, diciamo lì, per dei danneggiati da vaccino in un centro. Dove? A Baden-Baden? Io sono a Marburg, all'università clinica. A Baden-Baden ho preso anche informazioni per la cervicale, sono un po' informata di tutto comunque. E quindi lotto a 9 mesi che la mia vita si è completamente capovolta, cioè non c'è più la vita di prima, ecco, è un calvario continuo. Mi dispiace. Tutti i medici possibili e immaginabili, neurologi, cardiologi. Ma ti hanno accertato, scusami, il danno da vaccino? No. Ma figurati. Nessuno. Jessica, ma tu che lavoro facevi? Io casalinga, ecco, quindi non avevo nessun bisogno di fare il vaccino. L'ho fatto perché ci credevo. Ti hanno fatto un po' il lavaggio del cervello, diciamo. Ma hai presente quanti tasti di vivenze sono? Sì, sì, ancora di più dell'altra signora. Vedi quella nebbia fatta a cerchio? Sono cluster di fibrine. Che è buono che ce ne sia qualcuno, ma non così tanti. E per essere una sola dose, poi sei giovane. Quanti anni hai? 37. Beh, sei giovane. Il problema è che tu sei giovane, lo ripeto. Però sai, con la prima dose di solito un buon sistema immunitario riesce a riparare velocemente. Sì, tu lo dici sempre, che con una dose riesci. Però dipende sempre dal lotto, no? Abbiamo visto che... Il lotto è anche dal suo terreno. Sono tutti inclusi dentro, hai visto? Non so se si riesca, spero si riesca a vedere. Hai visto come è strutturata tutta la rigata? Sì, sembra un disegno. Questa è una esogena, è una inclusione esogena, questa l'hanno fatta loro e te l'hanno cacciata dentro, rivestito da un guscio di silicio. Mi conosce bene Franco queste manifestazioni del sangue. Adesso te lo fotografo, poi andiamo a vedere quello. Questo è come se avessi una batteria del telefono che risuona. Peccato che non riesco a vedere verdi come... Non la riesco a vedere nella definizione del telefono. Non riesco a vederlo verde. Incredibile. Se non è questa una nanotecnologia, sembra una roba. Come una parabola. E poi è zigrinata. Sì, vedi che si ripropongono come stereotipi. Incredibile. Jessica, allora adesso ti fidi ancora della scienza? No, mai più. Perché mi ha abbandonato. Mi ha vaccinato e poi mi ha abbandonato nel momento del bisogno, cioè in cui io stavo male. Quella non è scienza. La scienza ti aiuta. Scientismo. Non ti abbandona, non ti usa solamente per il proprio profitto, perché quello è stato e basta. Queste sono parole che non ho mai sentito finora. Sacrosante, allora. Infatti.